due comuni molisani e due campani insieme in una class action per far luce sull'inquinamento causato dai pozzi di Cerce Maggiore. Nel bilancio dell'attività dei carabinieri di Isernia anche l'arresto per spaccio di droga di uno dei candidati alle comunali di Rio Nero. In un incontro a Roma illustrate le ultime novità sulla riforma degli enti camerali, in Molise ne resterà in piedi solo uno, cresceranno i servizi sul territorio. Da qualche giorno ha preso il via a Campobasso l'iniziativa Cucciolandia, cani in cerca di casa, obiettivo promuovere le adozioni dei cuccioli abbandonati. Buon pomeriggio e bentrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione di TLT Molise. Una class action per far luce sui pozzi di Cerce Maggiore, quattro comuni insieme a salvaguardia della salute dei propri cittadini. I dettagli in questo servizio, vediamo. Cerce Maggiore, Riccia ed i due comuni campani di Santa Croce del Sannio e Castelpagano hanno avviato la class action per far luce sui fenomeni di inquinamento ambientale nell'area degli ormai noti pozzi di Cerce Maggiore. I territori hanno stretto un patto di ferro a salvaguardia della salute dei propri cittadini e insieme hanno deciso di affidare ad un team di stimati e valenti professori universitari la ricerca di una verità per troppo tempo tenuta nel più rigoroso riservo. Una verità perseguita anche dal consigliere regionale Salvatore Ciocca lo scorso novembre, infatti, in qualità di presidente della terza commissione consiliare permanente, ha portato avanti delle attività istituzionali per acquisire atti e relazioni su indagini ambientali riguardanti la zona dove insistevano i giacimenti estrattivi della Monte Edison, molto probabilmente responsabili degli altissimi picchi di radioattività presente nell'area in questione. Un caso finito anche all'attenzione del Ministero dell'Ambiente per verificare cosa sia stato effettivamente sversato nelle vasche e nei siti intorno. Per i comuni di Cerce Maggiore, Riccia, Santa Croce del Sannio e Castelpagano, dunque, vanno chiarite eventuali responsabilità collegate all'inquinamento certificato dalle analisi dell'ARPA Molise. Abbiamo tutti il dovere, ha sottolineato il consigliere Ciocca, di fornire motivazioni serie, rigorose e scientifiche ai troppi decessi che si sono registrati in passato e che ancora oggi distruggono vite, famiglie, affetti. Un arresto e quattro denunce è il bilancio dell'attività dei carabinieri di Isernia nelle ultime ore, a finire in manette per spaccio di droga un 36enne di Rio Nero, candidato per il rinnovo del Consiglio Comunale. I particolari in questo servizio. È stato trovato in possesso di 70 grammi di droga tra hashish ed eroina, per questo è finito in manette. Si tratta di un 36enne di Rio Nero Sannitico, incappato in un posto di blocco dei carabinieri del comando provinciale Pentro. L'uomo era a bordo della sua Fiat Punto quando è stato fermato per un controllo di routine. L'atteggiamento sospetto ha spinto i militari ad effettuare una perquisizione nel corso della quale sono stati rinvenuti involucri contenenti circa 3 grammi di hashish. La circostanza ha spinto gli uomini dell'arma ad effettuare un'indagine approfondita, quindi anche a casa del giovane, e nella sua abitazione è stato rinvenuto altro quantitativo di stupefacenti, 65 grammi di hashish bene occultati e 5 grammi di eroina, poi un bilancino di precisione e 650 euro in contanti. La droga è stata recuperata e posta sotto sequestro. L'uomo è stato arrestato con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti e fini di spaccio. La notizia ha destato clamore in paese. Il 36enne, considerato dalle stesse forze dell'ordine un tipo insospettabile, è dipendente delle poste di Isernia, ma soprattutto è candidato alle elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale di Rio Nero. Ora resta a disposizione dell'autorità giudiziaria. Nelle ultime ore i militari hanno effettuato anche altre operazioni, 4 le persone denunciate rispettivamente a Poggio Sannita, Pesco Pennataro, Frosolone e Venafro, per i reati che vanno dal furto di attrezzi agricoli a minaccia aggravata, dalla violazione delle norme in materia di affidamento di minori fino ai maltrattamenti in famiglia. Scuole sicure, anagrafe studenti, università, assegnazioni, dirigenti scolastici, educazione per gli adulti, scuola per l'infanzia, programma per la ricerca e garanzie giovani. Questi punti al centro dell'articolato confronto delle regioni con il ministro dell'istruzione Stefania Giannini e con il sottosegretario Roberto Reggi. L'assessore alla regione Molise Michele Petraroia ha sollevato il tema delle piccole comunità e dell'Italia minore che soffre un ingiusto riparto dei fondi effettuati in base a tagli lineari
basati sul numero degli abitanti. In questo modo si compromette il diritto allo studio nelle aree interne e nelle zone svantaggiate, con una penalizzazione iniqua verso gli studenti del Mezzogiorno e delle regioni meno abitate. Sul punto il ministro Giannini ha replicato assumendo l'impegno a individuare criteri correttivi nel riparto dei finanziamenti futuri a tutela di questa parte estesa del territorio nazionale, ma ha confermato che in regioni come la Basilicata o il Molise non si può ipotizzare di attrarre studenti in atenei in cui poco si è puntato su poli di eccellenza in favore di una dispersione generalista dei corsi di laurea, delle sedi e delle facoltà. Riforma degli enti camerali, in Molise ne resta in piedi solo uno, più servizi sul territorio ma meno apparato. Le novità in materia dal presidente della Camera di Commercio di Isernia Pasqualino, Pier Simoni, che ha partecipato ad un incontro a Roma. Avanti tutta con le riforme. Se il governo Renzi nel DEF ha giudicato inutili gli enti camerali, questi si riorganizzano onde evitare la completa cancellazione. Ed ecco che a Roma si è tenuto un importante incontro tra i presidenti delle Camere di Commercio della Penisola, atto a votare un documento per la ristrutturazione del sistema camerale sul territorio. Documento che prevede per il Molise un ente unico con servizi condivisi, come ha spiegato il presidente Pasqualino Pier Simoni. Per quanto riguarda il Molise, diciamo, è un passo che noi in qualche modo già con il collega presidente di Campobasso stavamo già attivando, di mettere insieme dei servizi in comune, delle attività, cercando di razionalizzare e ottimizzare quello che noi abbiamo come struttura, per cercando di riversare molto di più sulle imprese le risorse che le imprese stesse versano. Sicuramente sarà un ente unico con una governance unica, però ecco, voglio dire e tranquillizzare tutti che sul territorio rimarranno comunque le posizioni che ci sono, i servizi che vengono offerti oggi, quindi ci sarà una governance unica, una ristrutturazione, una riorganizzazione complessiva, perché l'obiettivo è quello che le imprese paghino sempre di meno per il diritto camerale, ma abbiano riversato sempre di più come servizi sul territorio. Per i cittadini e le imprese non dovrebbero esserci quindi ripercussioni, tagli riguarderanno solo gli organi di vertice, sulla cui individuazione c'è al momento un'idea di massima. La bozza che è stata così accettata ieri da tutti i presidenti è una bozza che prevede fino ad un massimo da 11 a 13 consiglieri anziché i 23 che oggi ci sono, e massimo 4 componenti di giunta più il presidente. Questa è la bozza che è stata portata ieri da Union Camere all'attenzione di tutti i presidenti ed è stata votata da tutti i presidenti. C'è, voglio dire, una discussione anche sul fatto se ancora in qualche modo possano essere le associazioni a designare oppure che siano tutti gli iscritti alla Camera. Questa è un'altra parte, diciamo, sulla quale si sta discutendo. Siccome stiamo parlando ancora di bozza, quindi poi il progetto definitivo vedremo che cosa prevede, anche perché poi deve essere accettato dal governo. La Camera di Commercio di Campobasso, dopo una valutazione delle strutture turistiche presenti nel territorio provinciale di competenza, questa mattina ha assegnato le certificazioni di qualità a 50 di esse, tra ristoranti, alberghi, agriturismi e bed and breakfast. Vediamo. Il percorso della concessione del marchio Ospitalità Italiana, promosso dalla Camera di Commercio di Campobasso in sintonia con l'Istituto Nazionale Ricerche Turistiche, ha avuto un prosieguo anche per l'anno in corso, il 2014. Sono 50 le strutture di accoglienza, tra nuove e confermate, 10 agriturismi, 3 bed and breakfast, 9 hotel, 28 ristoranti. Tutti potranno apporre il debito marchio che certifica di essere strutture che hanno scelto la qualità come obiettivo da perseguire, garantendo elevati standard di accoglienza e di servizio, oltre ad un giusto rapporto qualità-prezzo. Io devo ringraziare questi operatori che hanno aderito a questo nostro programma e al nostro progetto, perché significa prima di tutto che questi operatori danno la possibilità di poter quella cosa che io ho lanciato qui come Camera di Commercio qualche mese fa, di consumare anche molisano, perché soprattutto devono avere un alto grado di, come devo dire, di disponibilità, un alto grado di accettazione, un alto grado di professionalità
qualità, ma soprattutto saper offrire agli avventori il meglio di questa nostra regione, di questo nostro territorio. E io credo che loro lo stanno facendo veramente in una maniera precisa e meravigliosa. Ecco. Voglio fare pure un appello tramite la vostra emittente, che anche altri operatori che casomai quest'anno gli è sfuggito, gli anni scorsi gli è un po' sfuggita questa possibilità e questa occasione di potersi iscrivere a questo nostro concorso, a questo nostro progetto, perché credo che questo sia il marchio della Q che metteranno nei loro negozi, nei loro, diciamo così, attività. È un segnale che i consumatori sempre di più avranno questa percezione che c'è un ambiente, non solo la qualità, cioè la qualità viene percepita sotto tanti aspetti, ma soprattutto avranno con sicurezza che ci sarà un operatore che sarà in grado di potergli esaudire anche delle richieste diverse, del tipo di dare alcune notizie su questo splendido territorio. Dalle 20:30 di questa sera nella chiesa di Sant'Erasmo a Boiano la veglia per il lavoro presieduta dall'arcivescovo di Campobasso Boiano, Monsignor Giancarlo Bregantini. La veglia, che anticipa la festa del lavoro del 1° maggio, si inserisce nel cammino di preparazione per la visita di Papa Francesco in Molise il prossimo 5 luglio. Quella del 1° maggio, ribadisce Monsignor Bregantini, è una giornata di speranza. Come da copione, anche questa volta, a pochi giorni dalle elezioni comunali, Campobasso cerca di rivestirsi a nuovo. In più punti della città, infatti, si stanno aprendo dei cantieri, soprattutto per ridipingere le strisce pedonali. Notevole il disagio di pedoni ed automobilisti, vista la cattiva abitudine di operare soprattutto negli orari di punta. Vediamo. Negli ultimi 4 anni non si contano i nostri servizi televisivi, che rappresentano i punti di criticità di una Campobasso sempre più protagonista di degrado. Molti riguardavano la segnaletica stradale, soprattutto le strisce pedonali, le linee degli stop e quanto altro, sbiaditissime, scolorite del tutto, da essere spesso invisibili. Eccoci adesso a pochi giorni dalle elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale e per individuare il nuovo sindaco. Alcuni cantieri spuntano nell'ambito cittadino, cercando di ricorrere a qualche rimedio e correggendo alcuni dei problemi mostrati più volte. Questa mattina è toccato a Via D'Amato e a parte di Via Tiberio. Gli operai hanno ridipinto le strisce pedonali. Una buona opera, peccato che a Campobasso, probabilmente unica città al mondo, si è scelto di fare questi lavori in orari che creano sicuri e deleteri svantaggi per i pazientissimi pedoni e gli altrettanto rassegnati automobilisti. Noi abbiamo documentato il disagio, che erano le 10:45, con i vigili urbani, anch'esso spesso non rintracciabili sulle strade, come da noi denunciato più volte in altri servizi, loro malgrado a cercare di regolare un traffico che in tali orari è sempre e comunque abbastanza sostenuto. Le domande che sentiamo di rivolgere a questo punto ad un'amministrazione comunale che ha mostrato limiti davvero incredibili, peggiorando la città in modo esponenziale, sono due. Possibile che si cerca di rimediare alle incurie soltanto a meno di un mese dalle elezioni? E ancora, possibile che per fare questi lavori sulle strade non si sceglie di operare nelle ore notturne come avviene in tutte le altre parti del mondo? Beh, forse ci vorrebbe qualche novità sostanziale per il più immediato futuro, per una città che merita ben altra considerazione, ben altra dignità. Nasce sul territorio Pentro l'associazione familiari amici infermi psichici, che si occupa di dare assistenza e di integrare le persone bisognose nella società. La presentazione è prevista per il prossimo 4 maggio alla provincia di Isernia. Nell'occasione si esibirà anche il coro Castelpetroso in canto. L'associazione ANFA e PONLUS, Associazione Molisana Familiari e Amici Infermi Psichiatrici, in collaborazione con Castelpetroso in Canto, organizza un concerto di solidarietà a scopo benefico a Isernia il giorno 4 maggio alle ore 17:30 presso l'auditorium del Palazzo Provinciale in Via Berta, al fine di sensibilizzare le coscienze e promuovere l'associazione. Il presidente dell'ANFAIP, Adelmo Spugnardi, la presenta così.
è un'associazione nata da pochissimo tempo e si occupa un po' dei ragazzi che soffrono un disagio a livello psichico, che convivono con le famiglie e hanno bisogno di essere un po' finalizzati per migliorare il loro disadattamento sociale, culturale e linguistico e per migliorare pure le condizioni dei familiari, e quindi abbiamo bisogno di professionisti, medici, psichiatrici, terapeutici e quanti sono disponibili con il volontariato per migliorare l'assetto della società, dell'associazione. Noi non abbiamo grandi finanziamenti, quindi possiamo fare progetti mirati per favorire anche lo sviluppo lavorativo di questi giovani, naturalmente in base alle loro potenziali capacità, insomma, senza ignorare lo stato di disagio in cui versano. Loredana Vacca, direttrice del coro, spiega perché ha deciso di collaborare con l'associazione. Il coro comunque da statuto collabora con associazioni e con qualsiasi ente che abbia comunque scopo benefico. Infatti diverse volte ci siamo ritrovati a dover lavorare, quindi il nostro lavoro, il canto, per associazioni, insomma, di volontariato. Abbiamo accolto con grande piacere l'invito che ci ha rivolto l'associazione per sponsorizzarla e noi diamo quello che sappiamo fare, cioè cantare. La presidente del coro, Monia Tamburri, rivolge alla cittadinanza un caloroso invito. L'appello è quello di venire ad ascoltarci non tanto per il coro, per passare una serata bene insieme, ma per diffondere l'attività di questa nuova associazione, un'associazione nata da poco che ha lo scopo di supportare le famiglie che hanno all'interno delle persone, dei cari, con delle problematiche psicologiche. Una situazione molto difficile, per la quale hanno bisogno di avere tanta gente attorno che li supporti. Partirà oggi alle 17 all'Arcidiocesi di Campobasso il corso di Lingua dei Segni. Le lezioni saranno tenute dalle docenti Nicolina Eremita e Marianna Di Cicco, da anni impegnate affinché i sordi molisani non siano lasciati soli. Al terzo spazio di via Mazzini a Campobasso, oggi alle 18.30, il ricercatore Francesco Bozza terrà la lezione dal tema Il monachesimo alto medioevale, tipologie, forme e strutture organizzative. In collaborazione con le associazioni animaliste OIPA, APAC ed EMPA, da qualche giorno ha preso il via l'iniziativa Cucciolandia, cani in cerca di padroni di famiglie. Obiettivo: promuovere l'adozione degli amici a quattro zampe abbandonati. Vediamo. È partita da pochi giorni l'iniziativa denominata Cucciolandia, cani in cerca di casa, realizzata con la collaborazione delle varie associazioni animaliste attive sul territorio del comune di Campobasso, OIPA, APAC ed EMPA. L'obiettivo è promuovere l'adozione di cuccioli abbandonati attualmente ospitati al canile di Santo Stefano nel capoluogo. Tutti i cittadini interessati potranno conoscere i piccoli ospiti del rifugio e trovare le informazioni necessarie, visionando foto corredate da una breve scheda di presentazione con l'età del cucciolo, informazioni sanitarie ed altri riferimenti utili per l'adozione. A tutti gli amici a quattro zampe all'arrivo al canile viene applicato un microchip e vengono eseguite le profilassi di rito contro le principali patologie. Cucciolandia rappresenta uno strumento utile anche per coloro che hanno smarrito il proprio cane. Foto e notizie, infatti, sono aggiornate quotidianamente dai volontari delle associazioni. Per informazioni e per i dettagli sulle adozioni, dunque, è possibile visitare Cucciolandia all'interno del canile di Santo Stefano di Campobasso, oppure visionare le foto dei piccoli sulle pagine Facebook Associazione Protezione Animali Campobasso APAC ed OIPA Sezione Provinciale Campobasso. Oggi a Isernia, indetta dall'UNESCO, l'International Jazz Day 2014, un evento preparato con dovizia da parte di Francesca Toto e Margherita Di Carlo, responsabili della sezione eventi di Transita Onlus. Appuntamenti a partire dalle 17 con una grande parata per le vie del centro urbano, poi alle 18.30 alla provincia di Via Berta, un convegno interattivo tra musicisti e pubblico. Ed ora passiamo alle previsioni del tempo.
Cielo prevalentemente soleggiato nella prima parte della giornata di oggi sul Molise, nubi sparse con qualche possibilità di pioggia nelle aree più interne della regione, sereno lungo la costa. Le temperature sono comprese tra i 5 gradi, la minima a Campobasso e i 21 gradi, la massima a Termoli. Venti provenienti da nord-est, mare Adriatico poco mosso, cielo coperto con qualche schiarita e possibilità di precipitazioni nella giornata di domani. Questa sera alle 19 negli spazi della Fondazione Molise Cultura in via Milano a Campobasso l'inaugurazione della mostra Monocromo a cura di Silvia Valente. Si tratta di una doppia personale degli artisti molisani Saraia Figliola e Vincenzo Mascia. Oggi a Campobasso, nell'Aula Magna dell'Università degli Studi del Molise, il concerto finale del seminario Il Repertorio per Pianoforte ed Orchestra degli allievi dell'Orchestra Sinfonica del Conservatorio Lorenzo Perosi del Capoluogo. L'appuntamento alle 18:15. Bene, con questa notizia si chiude il nostro telegiornale. Vi ringrazio per l'ascolto, vi do appuntamento alle prossime edizioni. Arrivederci.